Dobbiamo lavorare su due fronti. Da un lato la chiusura immediata per contenere il contagio, dall'altro aumento per quanto è possibile delle vaccinazioni. Una decisione sofferta e difficile, ma necessaria. Da mercoledì 10 marzo anche Viareggio diventa zona rossa. Troppo alto il numero dei contagi, ma soprattutto l'andamento dei contagi delle ultime settimane in costante crescita. Siamo di fronte a un incremento dei positivi che non può assolutamente essere sottovalutato. Con i numeri attuali, la zona arancione per Viareggio non è sufficiente. I controlli della Polizia Municipale lo dimostrano. A spingere il primo cittadino verso un'ulteriore stretta, l'esito dei controlli della Polizia Municipale, troppi assembramenti pomeridiani per strada e davanti ai locali. Abbiamo ragazzi che fanno assembramenti per un aperitivo pomeridiano. E locali, peraltro sempre gli stessi, che ignorano totalmente le regole. Gente che arriva in città, nelle seconde case, ma anche semplicemente per una gita al mare in spiaggia o in passeggiata. È come se il Covid non esistesse. È come se tutti quei mesi di sacrifici che ognuno di noi ha fatto, non contassero nulla. Quindi cercare in ogni modo di aggirare la normativa è da irresponsabili. Irresponsabili verso chi? Verso i malati prima di tutto, verso chi non ce l'ha fatta, ma anche verso chi ogni giorno mette a disposizione la propria vita per tutelare quella di tutti noi.